Questi sono tutti i padelli coniglio che seguitavano il consorzio. Giorgio. No, ma io voglio dire. Se ti rivolge un certo tipo di mercato, Faceva il polo biologico, poi ha smesso di farla perché detto, non lo fa il polo biologico. Infatti non si può fare. Allora, tagliato! No! Stai tagliato, questo diceva ma le devi tagliare! No, con la porchetta la prima. Sempre con le donne. Aspetta, io non gli posso passare dietro. La camellaria non è. Lasciate, ecco. Io bisogna che la notizia la faccio circolare, è importante. Certo. Aspetta, questo è Finzi. Prima le leggo quello che è detto in codice. Va bene, va bene. Similiano, zitto un po'. Allora, il gruppo, il tavolo giù in fondo, con il capitano da Massimiliano, le ha scritto due righe. Ah. Io ho solo il compito di leggere. Che sei lettore? Non so che c'è scritto, eh. Ma meno male. Portapenne. Io mi tappo le orecchie, Il portapenne? Ogni aneddoto è un consiglio, se lo dice il nonno del coniglio. Oggi ci siamo trovati qua per mania e festeggiare. Molte cose abbiamo imparato tra queste delizie per il palato. A tutti i docenti un grande bacio è assicurato. Bravo! Adesso vi spiego perché io sono il nonno del coniglio. Perché? Allora, vi spiego perché io sono il nonno del coniglio. Perché il mio primo allievo, bravo, che ho trovato per la strada, è Luigi Gualterio. Luigi Gualterio è stato mio figlio, culturalmente, per il coniglio. Poi Luigi Gualterio ha allevato Massimiliano, che è diventato un grande allevatore anche lui. Bravo. E quindi lui è mio nipote, che è figlio di Luigi. Che è nipote. Ma non lo sapevo, se non lo sapevo. Scusate, io vorrei pure un attimo se ci dice due parole Paolo, anche perché insieme al professor Finzi è stato il promotore. Ma innanzitutto grazie.
ragazzi, io ringrazio il professore Giorgio che mi venne a trovare quel giorno in assessorato del filo, proponendomi un po' un progetto visionario, non mi ricordo che era, mi sono confuso io, comunque proponendomi un po' un progetto che all'epoca sembrava così un po' visionario, invece poi alla fine vedendo sta tavola si è rivelato una realtà. La cosa che naturalmente adesso ci preme a tutti, il professore per primo a voi, è quello di trovare un canale che vi aiuti nella commercializzazione del coniglio, perché altrimenti c'è il rischio che chi è già produttore e chi dovrà diventare produttore non abbia, tra virgolette, lo sfogo necessario per far sì che la produzione sia commercializzata, quindi c'è il rischio che produrrete dei conigli che vi dovrete mangiare. Ci sono già delle realtà nel territorio che commercializzano il coniglio, però dobbiamo sicuramente alzare il livello della filiera per far sì che imprenditori più importanti abbiano la possibilità di commercializzare il coniglio nero. Questo naturalmente è un impegno che ci dobbiamo prendere tutti, nel senso che ognuno di noi, attraverso sia le conoscenze che ha, attraverso quello che può essere il modo migliore per arrivare magari, non so, a distribuire il coniglio su Roma, visto che Roma è così vicino, potrebbe essere un modo per far sì che quella che è una peculiarità del territorio nostro, insieme a altri pochi prodotti, tipo penso alla Susianella, che è un altro prodotto d'eccellenza del territorio, possono essere venduti a più persone possibile, perché ha economia, perché ha comunque reddito e soprattutto posti di lavoro, perché chi fa l'allevatore poi lo fa con professionalità e quindi di conseguenza specializzandosi diventa allevatore professionale, quindi ha un reddito da questo tipo di attività, che magari all'inizio parte con una piccola fascia, un piccolo investimento, ma può diventare poi dopo sempre più importante. Come naturalmente all'epoca, io sono a disposizione per qualsiasi cosa. Mi scuso se devo andare via, ma capite bene che questo per me è un mese durissimo, devo fare altri 200 km prima di stasera, perché fare una campagna elettorale regionale significa girare l'intera provincia, e quindi mi è toccato questo compito e lo devo portare avanti fino alla fine. Ringrazio naturalmente tutti voi, ringrazio il professor Fizzi che mi ha proposto questa cosa. È naturale che se noi riusciamo a far sì che la commercializzazione del coniglio leprino avviene, forse diamo esempio a tanti altri allevatori che potrebbero dopo un giorno investire in questo settore e guardare a questo settore, quindi cercare di ampliarlo il più possibile. In bocca al lupo a voi. Una cosa, che se il coniglio leprino fosse stato a Forlì, va bene, no? Avrebbe avuto tutto un altro sviluppo. Per cui una mano ci potete dare voi. Però vi dico questo, nel mio piccolo, perché già finanziando. Io dico, ho detto la prima città del primo nord. Sono pienamente d'accordo, ecco. Però già finanziando un corso di formazione così è una dimostrazione della bontà dell'operazione. È un bisogno assoluto. Quindi, di visibilità del prodotto. Visibilità io ci credo. Non avrei finanziato il corso di formazione se non ci avessi avuto certo, certo. No, ma noi. Quindi sta cosa è già importante aver avuto fatto. Vabbè, questo corso. Grazie, assessore. Grazie.